Sollecitare il MISE, la Regione Campania e il sindaco di Battipaglia a continuare nella battaglia sindacale per la ripresa e la reindustrializzazione della Treofan di Battipaglia e la richiesta di tutti i lavoratori delle RSA, le segreterie provinciali di Filctem, CGL Battipaglia, FEMCA CISL Salerno e Wiltec Salerno, che ieri pomeriggio hanno incontrato le segreterie nazionali presso la sede della CGL di Salerno in via Manzo. L'incontro di ieri coincide con un anno esatto dal fermo della produzione, quando è stato fatto il taglio dell'ultima bobina. Per i lavoratori dell'azienda di Battipaglia, che da un anno è stata comprata dalla multinazionale indiana Jindal, pesa il macigno del mese di marzo, quando scadrà la cassa integrazione. Dobbiamo sollecitare ancora una volta le istituzioni, quindi il MISE in primis, per esempio anche voglio dire la regione, il sindaco, che all'inizio è stato a fianco a noi, poi in questi ultimi 12 mesi ovviamente anche per altre vicende non ci sono stati così vicini. Quindi la sollecitazione che noi facciamo è di continuare nella battaglia sindacale. Diciamo che la proroga della cassa integrazione è l'ultimatum, noi vorremmo sentir parlare di altro ovviamente, quindi di una reindustrializzazione, di una ripartenza, di una ripresa. Questo è quello che il sindacato vuole per i lavoratori che noi ovviamente rappresentiamo. Il problema è che manca l'interlocutore principale, quindi l'azienda, quindi la proprietà, per capire se c'è la volontà di trovare una soluzione, soprattutto per come si era individuato negli accordi sociali, di una reindustrializzazione dell'impianto e del sito di Battipaglia. Quindi sicuramente, siccome il tempo ormai è veramente tiranno, mancano soltanto 3 mesi alla scadenza della cassa integrazione, di dare una svolta, quindi un'accelerazione anche soprattutto alla vertenza, con la speranza e con l'obiettivo che Treofan si faccia viva, perché senza interlocutore è una vertenza veramente complicata e non abbiamo difficoltà nel interloquire per avere un accordo con l'azienda eventualmente per una proroga di cassa integrazione, che al momento ci sembra l'unica soluzione praticabile per poter guadagnare un po' di tempo in funzione di una possibile reindustrializzazione. Bisogna che però anche la politica non si limiti al passaggio, ma assuma degli atti formali, come è stato fatto per altre vertenze, nei confronti di questa multinazionale.